Allora, buongiorno a tutti voi, grazie di essere qui e soprattutto per la partenza del premio Chiara. Oggi bandiamo i bandi di concorso e per cui è l'avvio proprio del storico del premio, per cui premio Chiara Editi, premio Chiara Inediti, premio Chiara Giovani e si aggiunge altro al premio della fotografia che è un premio dedicato a Riccardo Prina, che era un amico degli amici di Piero Chiara, soprattutto era un appassionato di fotografia e anche critico fotografico, oltre a non essere che critico d'arte, della storia dell'arte. E la novità è anche questo Chiara Bimbi, che realizziamo apposta, ritorniamo, i primi anni avevamo fatto il Chiara Bimbi, con questo logo abbastanza particolare che l'aveva fatto proprio una ragazza che lavorava da noi, e questo piccolo principe con questa canna da pesca che non è che va a pescare delle fantasie, va a pescare dei racconti, va a pescare delle favole. Per cui questo è realizzato per i ragazzi delle scuole elementari. Volevo adesso far dare un saluto a Romano Oldrini e poi volevo aprire, adesso vediamo se arriva il rappresentante della provincia che doveva essere il sindaco Tognola, lo aspettiamo. Romano. Beh, l'anno scorso suonavano campane a morto o quasi, invece siamo qui ancora bambi. Sì. E siamo felici di essere riusciti, grazie al lavoro che ha fatto Bambi, grazie anche al sostegno di molti amici che si sono riproposti, occorre dire anche quest'anno, e che ci consentono di sopravvivere ancora, credo, Bambi, non so per quanto tempo. Ecco. Il problema sarà, è il solito problema, mettere basi solide affinché il premio poi continui inevitabilmente, perché io e Bambi non siamo eterni, io prima o dopo dovremo pure lasciare no, campo a qualcun altro, ma il premio dovrà continuare. Ormai a che anno siamo, Bambi, del premio? Siamo attorno alla 28esima edizione, quindi credo che la durata del premio 28 anni siano, come dire, la conferma del lavoro fatto. Quindi la stampa ci ha sempre seguiti con affetto, chiediamo di continuare a seguirci con affetto. Ho detto prima che molti amici sono rimasti, pubblici e privati, sarà anche poi eventualmente a puntualizzare meglio la situazione, quindi la salute è ancora buona, speriamo di durare. Grazie a tutti voi. È la prima volta che questore, la dottorina Sia, viene a un incontro, una conferenza del premio Chiara. Questo mi fa molto piacere, perché riuscire a coinvolgere queste persone, che innanzitutto ringraziamo per il suo lavoro che fa, preciso, puntuale, per la nostra città, e il lavoro è tanto, sappiamo che è tanto. La ringrazio e aver trovato stamattina la possibilità di venire a ascoltare qualcosa di diverso, qualcosa che è legato al territorio, che è legato a un premio letterario specifico per racconto, la ringrazio ancora di più. Ecco. Poi entrerà di più magari a vedere qualche manifestazione, qualche cosa, in fondo lei è appena arrivato. Io subito l'ho... Se vuol dire aggredito. Sì, non mi piace così. Anche i questori vengono aggrediti. Assolutamente. Ma nessuna denuncia per storia. No, vuol dire un saluto, dare un saluto? Sì, no, ovviamente grazie per l'invito. Io rappresento la Polizia di Stato in questa provincia e nel nostro messaggio quotidiano, a parte l'attività di prevenzione, è essenzialmente la cultura è una di queste, quindi stimolare attraverso questi premi la cittadinanza a partecipare a un'attività culturale così importante, così ben organizzata, per noi è sicuramente stimolo, per cui partecipiamo attivamente alla diffusione di questo messaggio. Che aggiungere, in bocca al lupo per i prossimi 28 anni e buon lavoro a tutti. In bocca al lupo. Grazie a lei. La Regione Lombardia,
come Presidente del Consiglio, Raffaele Cattaneo, vedete in cartella stampa, ha mandato un suo saluto ringraziando di persona, voleva essere testimone della nostra conferenza stampa, ma per impegni in questo momento non è riuscito, per cui si dice unito, per cui ci sarà il contributo, speriamo, della Regione Lombardia, con tutte cose che queste qui sapete, e con i bandi di concorso vanno avanti, praticamente lo sappiamo a maggio, luglio, che ci sono queste realtà. In ogni modo noi riusciamo a iniziare perché ci sono delle realtà consolidate, questo se no non potevamo neanche iniziare a stampare queste cose. Per cui grazie alla Regione Lombardia, grazie all'assessore Cattaneo che condivide sia il discorso nuovo del Chiara Giovani e il discorso nuovo soprattutto del Chiara Bimbi.